Sicuramente non la partita migliore del mondo, sicuramente non la partita che i tifosi della Juve sognano, ma una partita onesta, una partita che ci voleva, una partita che comunque vale 3 punti. Spezia-Juventus è stata questa, è il primo tassello per la ripartenza, per la rinascita, per la rincorsa, per quella che deve essere una Juve più solida, più cinica, più cattiva. E da quando è entrato Cristiano Ronaldo queste cose le abbiamo viste? Assolutamente sì. Allora, qui sopra nelle schede trovate tutti i video precedenti, la reazione a caldo, le pagelle, e invece qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball all'interno dei vostri device, sui vostri telefoni, sui vostri tablet, dappertutto. Fateci un salto, dategli un'opportunità, perché ci avviciniamo anche alla Champions League e ovviamente poi ci sono altre partite di Serie A, come quella con la Lazio, che sono molto importanti per dare continuità a questo progetto di vittoria. Intanto col Ferencváros dobbiamo fare 3 punti, poi vedremo. OneFootball è gratis, qui sotto in descrizione. E un mi piace a questo video, un'altra live reaction, vi chiedo, non lo so, arriviamo a 1500, 2000 like, ce la facciamo? Perché poi abbiamo quella della Champions da fare, voglio capire se questo è un progetto che può andare avanti e se questa è una tipologia di video che vi aggrada oppure semplicemente preferite semplicemente, 2 volte l'ho detto, ma va bene sentirmi parlare di calcio. Basta, non vi disturbo più, vi lascio al video, eccolo qua, mettetevi comodi. Comunque Artur lì davanti, ragazzi, è una buona soluzione. Sono rimasto veramente stupito quando ho visto la formazione ufficiale. Poi sono veramente incuriosito da questo schieramento di oggi. Ma no, fuori gioco, infatti mi sembrava fuori gioco. Mi sembrava fuori gioco. Sembrava fuori gioco, però bisogna fare gol. Secondo me in realtà era regolare, rivedendolo era regolare. Però l'hanno fischiato. Bravo Morata, ragazzi, che bel giocatore Morata. Sì? Questa è una grandissima palla! Secondo me non è fuori gioco, però mi fa ridere. Secondo me non è fuori gioco. È buono! È buono! Ragazzi, è buono! No, 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 no! Questo è buono! Questo non è mai fuori gioco! Questo non è mai fuori gioco! Mi dispiace, questo non è fuori gioco, eh! Questo non è fuori gioco, eh! Questo non è fuori gioco, eh! Questo è buonissimo! Questo è 1-0 Morata! Questo è 1-0 Morata! Non possono annullarlo! Questo è buono! Questo è buono, mi dispiace! Bravissimo McKennie, tra l'altro! Palla a rimorchio, eh! Morata era dietro! Palla a rimorchio, questo è buono! No, no, guarda! Lo dico proprio veramente, sono tranquillissimo, questo non lo possono annullare. Questo non lo possono annullare, questo è buonissimo. Bella azione, grande cosa di McKennie che dà la palla dietro. Morata era dietro, palla rimorchio, non è fuori gioco. Non può essere fuori gioco! Non può essere fuori gioco! L'avevo detto! Si vedeva, gran gol, grande azione! Grande azione, finita! Oh! Gol di Morata! Ma non gliel'ha data Cuadrado! Non gliel'ha data Cuadrado, no, ma si vedeva, ragazzi, questa è una grande azione. Danilo, gran pallone, McKennie, grande intuizione, gran gol. Gran gol questo. Grande Danilo, eh sì. Dai! Dai, cazzo! Dai, cazzo! Non aveva neanche esultato al gol di Morata perché eravamo tutti rassegnati, ma quando hanno fatto vedere il replay eravamo veramente convinti. Buono, 1-0, dai! Gol Morata! Ci rassegniamo, non esultiamo. Non esultiamo. Non è annullato? Ah no? Boh, che cosa ha fatto? Io lo amo. Io amo Alvaro. Cioè, si può amare un uomo ed essere eterosessuale? Com'è possibile questa cosa? Facendo delle belle azioni. Solo. Oh! Ma di tacco addirittura! Ma io mi auguro che possa segnare Paolo, eh. Però ancora lo vedo molto indietro. E ricordatevi sempre che i giovani devono sbagliare, devono giocare e sbagliare, perché il processo di crescita passa anche dagli errori, soprattutto dagli errori. Fuori gioco di Morata? Attenzione. Mi mancava. Mi mancava.
Mi mancava questa cosa. Mi mancava questa cosa. Visto che partita che va giù. Però non sbaglia mai, ragazzi. Non sbaglia mai, Non sbaglia mai questo. Check del VAR sembrava di rientro. Sbaglia mai, questo. La partenza di Morata che veniva incontro alla attenzione però, si va al VAR. Attenzione. Potrebbe quasi essere buono, però mi sembrava fuori gioco. No, evidente no, però ci stava. Spero che non sia già finita la nostra benzina. È preoccupante. Ecco. Appena detto. Appena detto. Abbiamo finito la concentrazione. Abbiamo finito la concentrazione. Ma porca. Primo gol di Tommaso Pobega con la Juventus. Chissà se un fuorigioco anche gli altri lo possono fischiare. Vediamo se era buono. Mamma mia. Rientri ancora secondo me troppo pigri. Nessuno prende la marcatura. Nella divisione poteva essere toccato lui. Attenzione. 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 Ah, santo il Signore. Santo il Signore. Ale, ci siamo già distrutti, va. Alvaro. Ma no, l'ha sbagliata. Ma la parata quello dello Spezia a porta vuota? Non l'ha presa, cioè, era più facile farsi autogol che tirare fuori quel pallone. Con delle problematiche nelle quali Dybala brillava. Quest'anno sta brillando Morata in questo momento, ma secondo me Dybala si ritaglierà un grandissimo spazio all'interno di questa stagione. Cioè, dei gol ne farà, degli assist ne farà, delle prestazioni ne farà. E facciamo l'angolo dall'altra parte. Io davvero faccio veramente fatica a capire il senso di questi corner giocati corti. Io non ho mai visto funzionare nella Juve questo schema. Magari in allenamento li fanno sempre, non lo so, faranno sempre gol. Entra Ronaldo. Entra Cristiano. O gliela fai fare tutta per mettergli minuti e sperare in un guizzo, o lo togli adesso. Esce Dybala. Giusto, ragazzi. Sì, sì, sì. Sì. Meno male. Cioè, abbiamo bisogno di Cristiano Ronaldo per andare in vantaggio con lo Spezia. Abbiamo bisogno di Cristiano Ronaldo per ritornare avanti con lo Spezia. Però questo è Cristiano Ronaldo, ragazzi. La differenza tra Ronaldo e un qualsiasi altro giocatore, come Dybala, gran palla di Morata, però Dybala in tutto il tempo che è stato in campo non si è nemmeno avvicinato alla pericolosità di Ronaldo, santo Ronaldo. Ho perso degli anni di vita. Tagliala. Cosa mi tocca vedere? Cosa mi tocca vedere? No, 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 no. No, 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 non ci sto. Non ci sto. Con il destro. Non lo usa neanche per scendere dal letto alla mattina. Neanche per salire sull'autobus. E fa gol. Guarda. 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 Sono... Mi dissocio dal gol di Rabiot. Mi dissocio dal gol di Rabiot. Mi dissocio completamente dal gol di Rabiot. Non lo accetto. Non lo accetto. Doveva darlo a Morata. C'era Ramsey dietro che lo mandava a cagare così. Stava sbagliando. Contro il Milan era stato un gol bellissimo. Questo. Beh, anche questo in realtà non è un brutto gol. Però mi dispiace. Mi dispiace, ma. Doveva darla a Morata. Dai, doveva darla a Morata. Grande giocata di Chiesa che entra adesso in area di rigore. Poi rigore, sì, bravo Chiesa. Bravo Chiesa. Qua proprio non si è voluto arrendere. Qua ha detto ci sono veramente gli estremi per fare male. Bravo Chiesa. Oh, con lo scavino cosa fa? 20 minuti per CR7 e 5 gol in campionato. Con lo scavino. Col cucchiaio. Come Francesco Totti. Moio faccio il cucchiaio, ha detto Cristiano Ronaldo. Moio faccio. Ah, ma io ce l'ho contro Cristiano Ronaldo ora che ci penso al fantacalcio. No, non la voglio. Non la voglio. Non la voglio più. Sbaglio un rigore. Prego, sbaglio un rigore. Finisce qua. Finisce 5 minuti prima. Ok, benissimo.
Abbiamo vinto, sì, incredibile. Era una sensazione che non avevamo da un po', in realtà, questa della vittoria.